OMG, ci sono gli International Man of the Match di Coppa America ed europei e io li voglio tutti! IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Eccoci qua, tornati con il nostro appuntamento settimanale per quanto riguarda il calciomercato della Serie A. In realtà siamo fuori tempo di almeno 2 giorni, ma vi avevo detto che a causa studio il palinsesto del canale sarà più ridotto. Inoltre la settimana la canzone ufficiale della Brille Screw mi ha rimosso uno slot e quindi ha scombinato un po' tutti i piani. Lascia un like alla Brille Screw. Nessun problema però, perché non perdiamo tempo, iniziamo subito con il calciomercato della squadra Inter. Come al solito vi invito a passare qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai miei social network e tutti i canali di Brentes. Cliccate dappertutto. Inoltre vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti tutti i giocatori che ha ufficialmente acquistato o che sta seguendo in questo momento la Fiorentina. Come al solito non scrivetemi fai la squadra X, fai la squadra Y, fai la squadra Z nel prossimo episodio, perché come già detto 1000 volte vado in ordine di classifica. Ma tanto queste parole non avranno senso, perché voi continuerete a scrivere fai questa, fai quella, fai quell'altra. Ma vi si vuole bene lo stesso. Era normale, facendo passare il tempo le squadre hanno ora iniziato a ufficializzare i primi colpi di mercato. Non dirò troppe cose sugli acquisti ufficiali, perché questa tipologia di video vuole solamente evidenziare quelli che sono i nomi che stanno circolando, e invece delle analisi tecniche parleremo magari in una prossima serie di video. Per ora posso dire solamente che l'Inter ha acquistato un ottimo regista, Eder Banega del Siviglia. Finalmente un uomo di ordine in mezzo al campo, che però secondo me verrà avanzato come trequartista nel 4-2-3-1 che sta pensando Mancini. Dire che un calciatore simile serve nella rosa dell'Inter è altamente riduttivo. Gran colpo a parametro zero, dato che l'argentino si era ritrovato svincolato. Altra priorità assoluta sono le fasce difensive laterali. L'Inter si è ritrovata con tantissimi terzini in rosa, ma nessuno di livello assoluto. Mancini lo sa e ha dato l'ordine di acquistare Erkin e Ansaldi. Il primo, devo dire, non lo conosco troppo, ho visto qualche partita d'Euro 2016, ma ahimè non mi ha impressionato più di tanto. Anzi, nasce alla sinistra ma retra sulla giro d'azione per trovare continuità di prestazioni. Giocatore quindi prettamente offensivo, ma si sa che in Italia la priorità è la difesa, e quindi Inter devono più che altro saper fare la diagonale. Tra l'altro ho scoperto che può giocare addirittura come mediano davanti alla difesa, ma dubito che lo vedremo mai lì e che sarà utilizzato prettamente come terzino sinistro. Cristian Ansaldi invece è un gran colpo, uno dei giocatori più propositivi di tutta la scorsa stagione, dove ha dimostrato di poter dire ancora la sua in una squadra importante. Dopo Zenit, Atletico e Genoa si ritrova catapultato nella dimensione Inter, dove potrà fare un gran bene vista la sua incredibile duttilità tattica. Dove lo metti lui ci sta, e ci sta anche benissimo. Dopo questa lista di giocatori già ufficialmente nerazzurra, passiamo quindi ora agli obiettivi. Handanovic ha praticamente fatto capire che se ne andrà. Ha 32 anni e vuole finalmente giocare alla Champions League, magari da protagonista. L'Inter potrebbe investire e puntare su Perin, ma sembra molto più probabile l'arrivo a Milano di Salvatore Sirigu, portiere in uscita dal PSG. Il secondo di Buffon in nazionale è un portiere di livello assoluto e potrebbe essere ben contento di tornare in Serie A, dove troverebbe addirittura il posto da titolare in una squadra importante come l'Inter. Credo proprio che la trattativa si concretizzerà una volta chiarito il destino dell'attuale numero 1 nerazzurro. Guarda un po' chi si rivede, Ezequiel Garay. Solo una settimana fa parlavamo di lui in ottica Roma, ma sembra che anche a Milano abbiano fatto più di un pensierino sull'esperto centrale. Premessa doverosa, qui è diverso perché troviamo Miranda e Murillo che tecnicamente sono una coppia impeccabile. Uno veloce, l'altro più fisico e quindi abile nella marcatura uomo. Garay quindi potrebbe prendere il posto di Miranda, dato che non vedo troppo bene una coppia composta da loro due. Il problema è che ovviamente quello con più mercato e più richieste è Murillo. Però numericamente a Milano servirà un altro difensore, vista comunque la probabile partenza di Juan Jesus. Anche per Zabaleta è un ritorno, ma l'avevo praticamente spoilerato una settimana fa. Io credo fortemente in questa trattativa, e non perché ho voce esclusiva o perché se ne parla tanto, ma proprio perché Zabaleta potrebbe decidere di sposare il progetto Inter per la presenza di Mancini. L'allenatore nerazzurro ha avuto il merito di vincere la Premier League con il Manchester City dopo ben 43 anni di astinenza, e giocatori storici come Zabaleta sono rimasti estremamente legati a Mancini. E se dovesse partire per lasciare Manchester, la destinazione più probabile sarebbe proprio l'Inter. E con Ansaldi a sinistra, con Zabaleta a destra, con due tra Murillo, Miranda e Garay in mezzo e con Sirigu in porta, l'Inter si ritroverebbe con un bunker difensivo estremamente difficile da perforare. Di Yaya Touré se ne parla da una vita, ma questo potrebbe essere l'anno decisivo e giusto per farlo finalmente arrivare in Serie A. Il primo, come per Zabaleta, la presenza di Mancini sulla panchina dell'Inter. Il secondo è dato dall'età anagrafica del giocatore, abbastanza elevata, e quindi i club più importanti di questa Inter potrebbero non essere così interessati a pagargli un alto stipendio. Il terzo, e forse il più importante, è che in questa stagione non è risultato più intoccabile come sempre nella sua carriera. Infine, il quarto motivo
motivo è che ora l'Inter si ritrova con il cambio di proprietà ad avere anche una certa certezza economica. Certa certezza economica. E se Banega giocherà a trequartista, Yaya Touré potrebbe arretrare il suo raggio d'azione andando a formare la famosa diga davanti al campo che tanto piace a Mancini. E con Medel riuscirebbe a sigillare ulteriormente la porta. Iniziate a intravedere la potenziale Inter 2016-2017? Se davvero fosse così sarebbe veramente devastante. Non ho trovato riscontri concreti per questa trattativa, ma in tantissimi mi avete scritto il nome di Wesley e quindi l'ho inserito. Chi mi segue da tempo lo sa bene, io sono letteralmente innamorato di questo giocatore. Lo scorso anno ho inneggiato il suo nome insieme a quello di Ozil come uno dei possibili e probabili, anzi, il giusto trequartista per quanto riguardava la Juventus. Anche in questo caso il punto di forza potrebbe essere ritrovare Mancini dopo la parentesi Galatasaray, ma ripeto ancora una volta, non credo che l'Inter possa essere interessata a tesserare ulteriormente Schneider, anche visto e considerato che quel ruolo, come abbiamo già detto, verrà recuperato da Banega o probabilmente da Touré, dovesse mai arrivare. Ma mai dire mai, il mercato è ancora lungo e si sa, imprevedibile. Un altro acquisto di livello poteva essere Domenico Berardi, attaccante italiano e guarda un po' tifoso proprio dell'Inter. Ho detto poteva perché ormai il Sassuolo ha dichiarato che giocherà un'altra stagione in Emilia per poi approvare la Juventus quella successiva. Quando feci il video sulla Juventus dissi che secondo me Berardi era il profilo perfetto in caso di probabile e avvenuta riacquista da parte del Real Madrid di Morata. Ma alla fine Berardi non vestirà né la maglia bianconera né quella nera azzurra, almeno per il momento. Un altro cavallo di ritorno di questa serie è Antonio Candreva. Bellissimo vedere come le prime quattro di Serie A stanno seguendo giocatori comuni, ma tutti in grado di fare la differenza e dare qualità in più alla squadra. E proprio qualità è la parola chiave del mercato dell'Inter, dato che Rosa ha già tantissimi giocatori di quantità. L'Inter secondo me sta lavorando benissimo sul mercato e sessione dopo sessione sta cercando di costruire una squadra sempre più vicina a quella che vuole Mancini. Il buco più evidente è proprio sulla fascia destra. L'esterno sinistro è prenotato da un Perisic sempre più straripante, mentre l'altro lato potrebbe rimanere orfano di un Brozovic sempre più richiesto sul mercato. E allora Antonio Candreva potrebbe essere l'uomo giusto al momento giusto e nel posto giusto. La trattativa sembra possibile, Lotito chiede quasi 20 milioni di euro, l'Inter potrebbe quasi accontentarlo e Candreva si ritroverebbe titolare in uno dei più grandi club della Serie A, un club che sta provando a tornare grande e che con questi innesti potrebbe essere veramente la grande sorpresa della prossima stagione. L'ultimo nome è più una suggestione che il resto, ma nelle ultime ore si sta parlando prepotentemente di Gabriel Jesus. Il ragazzo è un classe 1997 e quindi qualcuno di voi potrebbe addirittura essere suo coetaneo, ma sta già facendo parlare benissimo di sé. Su di lui c'è una doppia clausola rescissoria: la prima di 25 milioni per tutti i top club europei, la seconda per tutti gli altri, che è di 40. In questo momento l'Inter si ritroverebbe nel secondo caso, ma ha già avanzato una proposta di 25 milioni che andrebbe a pareggiare un'eventuale offerta di PSG, Bayern, Chelsea, Real Madrid e Barcellona. In più, Ronaldo il fenomeno sembra aver visto nel ragazzo il proprio erede e ha deciso di seguire da vicino i suoi diritti d'immagine. Come tutti credo saprete, il miglior Ronaldo, uno dei migliori Ronaldo, si è visto proprio nella Milano Nerazzurra e chissà che non possa decidere di aiutare il suo ex club nell'acquisto di questo giocatore in cui crede tanto. Ovviamente questa è solo un'illazione, quindi prendetela con le pinze, anche perché per comprare lui l'Inter dovrebbe rinunciare all'acquisto di Candreva, che è sicuramente più pronto per una stagione da protagonista in Italia. E questi ragazzi erano i nomi ufficiali o comunque che l'Inter sta seguendo per questa sessione di mercato. Mi sono sbilanciato tantissimo in questo video, ma proprio perché vedo una squadra che se dovesse essere costruita con questi nomi, con questi giocatori, beh, sarebbe veramente difficile da battere. Se poi Icardi dovesse rimanere a fare la prima punta, beh, allora, tifosi interisti, fate l'abbonamento allo stadio. Ancora una volta vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti i probabili giocatori che andranno ad acquistare la Fiorentina o quelli che ha già acquistato. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Molto simpatico.